Siamo con Curtas, direttore tecnico del biathlon italiano. L'anno scorso abbiamo parlato proprio qui a Modena Ski Pass degli obiettivi stagionali. Non so se ti saresti mai aspettato una stagione del genere. Aspettato no, però ci si spera sempre che possa andare così bene. È sicuramente difficile ripetere, ma quello che abbiamo fatto ormai ce lo teniamo, nessuno ce lo può portare via. Ecco, da direttore tecnico del biathlon, quanto fa piacere però vedere anche l'attenzione, no, che c'è qui nei confronti del biathlon, un'attenzione sempre crescente nel corso degli anni? Ah, questo è proprio la cosa più importante in questo momento, di riuscire ad avere l'attenzione giusta anche col Mondiale di Anterselva, che ormai alle porte, mancano 100 giorni. Secondo me il biathlon è cresciuto tantissimo grazie ai risultati, al lavoro che abbiamo fatto, però è cresciuto anche sotto l'aspetto mediatico. Penso è uno sport in Italia un po' più conosciuto di prima grazie ai ragazzi e alle ragazze. Speriamo, insomma, che di riuscire a continuare su questa strada. Com'è andata la preparazione estiva delle squadre? Peraltro c'è stata un po' una novità, perché Dominic Windisch si è allenato con squadra mentre Bormolini è passato con la Elite. Sì, diciamo che la preparazione è andata bene, siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo, che è importantissimo, insomma, di riuscire a pestare la strada che avevamo individuato. Il discorso Elite A sono solo dei gruppi di lavoro, in realtà Dominic è nell'Elite, però diciamo per esigenze tecniche abbiamo pensato di sostituire, di cambiare Bormolini con Dominic nella squadra Elite su quello che era il lavoro, per dare una spinta un po' più sostenuta a Thomas, che secondo me ormai è arrivato il momento per dire o va benissimo o è come gli altri anni, quindi spero veramente che gli faccia bene questo. E dall'altra parte Dominic aveva sempre un po' l'esigenza di lavorare sul tiro con un ritmo un po' diverso da quello che avevano le nostre due donne di punta e Lucas, quindi gli abbiamo dato un po' più di tempo per affrontare la preparazione. Abbiamo visto ai campionati italiani in Val Martello belle prestazioni da parte di alcuni giovani. È vero che era periodo di preparazione, quindi bisogna vedere anche magari la situazione, i carichi di lavoro e tutto il resto, però immagino sia una cosa molto positiva per voi. Questo è il pepe che si sogna durante la preparazione, vedere i giovani che arrivano, si avvicinano tantissimo ai migliori e addirittura pizzicano un po' quelli della fascia media. È importante per tutto l'ambiente, vuol dire che tutti stanno lavorando bene, che tutti hanno bene in testa quello che devono fare, hanno degli obiettivi importanti e penso che di meglio non potevamo sperare nelle gare estive, ecco. Come si gestiscono due punte come Dorotea Wierer e Elisa Vittozzi? Ma le due punte, come le chiami te, le due ragazze, non c'è niente di difficile, nel senso che alla fine sono due bravissime ragazze sotto l'aspetto umano, quindi sotto l'aspetto atletico, tecnico, lo sapete tutti come sono. Io non vedo difficoltà se non, diciamo, in quello che è la gestione quotidiana con i problemi che possono avere tutti gli atleti. Sono due ragazze formidabili, abbiamo la fortuna di poter lavorare con loro e non pesa nulla, non c'è nessuna difficoltà. Come ha fatto un piccolo paese come l'Italia ad arrivare a questo livello nel biathlon? A me ha colpito molto, per esempio, in occasione del Martin Fourcade Nordic Festival, l'applauso, l'accoglienza che hanno ricevuto le nostre atlete e anche Lucas Hofer, che non dimentichiamo, comunque sono due top 10 consecutive nella classifica generale. Sì, esatto, Lucas forse adesso la scena la rubano molto le due ragazze, ma Lucas ha fatto delle stagioni bellissime, come Dominica anche, perché alla fine ha vinto anche il mondiale. È bello quando i nostri atleti vengono riconosciuti anche in questi eventi all'estero, anche dalla gente, insomma, dall'Oltralpe, non solo magari in zona Austria-Germania, anche in Francia sono conosciuti, sono amati i nostri atleti, li conoscono tutti. Ben venga questo, insomma. L'ultima cosa, obiettivo stagionale.
L'obiettivo è di fare bene, di cercare di stare al livello che siamo. Anterselva sicuramente l'obiettivo principale, però si sa benissimo che il mondiale può andare bene, può andare male per mille motivi. E noi abbiamo l'obiettivo di lavorare bene, di cercare di prepararci, di farci trovare pronti ad ogni appuntamento, che tra un po' c'è già Östersund che ci chiama. Vediamo di andare avanti con calma, sempre coi piedi belli attaccati a terra, perché il biathlon te lo insegna, no? Appena sbagli c'è subito la penitenza, quindi bisogna star tranquilli e lavorare.